L'incendio di Miano adesso è sotto controllo, è stata una giornata difficile più che altro perché le condizioni meteorologiche erano così strane, c'erano delle folate di vento che venivano in momenti diciamo abbastanza anche lontani l'uno dagli altri che rialimentava l'incendio. L'incendio era in una zona impervia per cui era impossibile poterlo spegnere con mezzi di terra e con uomini a terra, abbiamo dovuto attendere in prossimità delle abitazioni per scongiurare danni alle abitazioni. I vigili del fuoco sono stati come al solito non all'altezza della situazione, anche molto più bravi di quello che normalmente sono. Insieme al volontariato, insieme alla protezione civile siamo riusciti veramente a scongiurare delle situazioni di pericolo che siano determinate nella frazione di Orciano, nella frazione del centro urbanizzato di Miano. Per quanto riguarda invece la parte sottostante, cioè la zona verso Zampitto, era un po' più definita la situazione perché c'era il corso, il fiume che in qualche modo delimitava l'area interessata dall'incendio. A quelle si sono aggiunte altre situazioni importanti come l'area circostante il deposito della provincia incontrata a Scalepicchio, che ha determinato anche lì qualche momento di panico ma che è stato prontamente spento dai vigili del fuoco. Già parliamo di oltre 170 ettari di superficie bruciata con macchie mediterranee, alberature importanti come quelle che c'erano a Miano, cioè tutte querce. I danni sono consistenti perché, voglio dire, indipendentemente da tutto, all'interno di queste aree che sono rimaste bruciate ci sono alberi di ulivo, ci sono alberi da frutto, ci sono tutta una serie di situazioni che in qualche modo hanno provocato dei danni non solo al territorio ma anche alle culture dei proprietari di quei terreni. C'è da aggiungere che anche l'autostrada Strada dei Parchi nel tratto della Galleria Caressia ha subito dei danni in conseguenza all'incendio di Contrada Carapollo, che anche lì dovranno essere stimati. Diciamo che il danno non è solo quello ambientale, ma proprio quello di vedere andare in cenere tanti anni di storia e tanti anni veramente della nostra vita.